benvenuti in un nuovo video! E soprattutto iscrivetevi al canale! Iscrivetevi al canale perché sono riuscita a convincere Luca a fare due video. Vabbè, di seguito. Cioè, ci sono sempre questi video. Che bravo che sei. Sono sempre qua, raga. Sei così bravo. Allora, è arrivata oggi e quindi di corsa video. E infatti ieri sono usciti due video. Due? Ieri sono usciti due video più il vloggino. Con me anche, no? C'è un video. Un video con te, un video dove faccio la box per Agnese, perché sennò poi... ma andava troppo in là. E allora, visto che domani vi volevo far uscire subito la degusta box, perché in caso siete ancora in tempo per comprarvela se vi piace, e se la volete comprare usate questo codice, che così la pagate tipo la metà, tipo 10 euro pagate, no, Sergio, forse anche meno, e perché se è la prima, usando questo codice, lo danno a tutti il codice, non è che io la compro questa, ho pure pagata cara perché ho fatto l'abbonamento di 3 mesi. Non ho capito se solo la prima era plus o tutti e tre sono plus, ma adesso lo scopriamo. Se c'è un prodotto in più è plus, se non c'è un prodotto in più non è plus. Lo scopriremo. Che poi il prodotto in più dell'altra volta era pasta di riso nero là. Che solo guardandolo, porterò a Caterina probabilmente. Allora, la degusta box per la gioia di Luca, perché nel video di ieri Luca pensava di aprire la degusta box, invece era una good to go, mentre oggi è la degusta box. È una cosa intima tra voi? Vuoi che faccio io? Ce ne andiamo? Ci lasciamo soli? Non lo so, c'è dell'intimità. Vabbè, comunque è arrivata la degusta box, proprio tra l'altro puntualissima, complimenti. E l'apriamo? Apriamola. Allora, ricordate il codice sconto in caso se ve la volete comprare, siete ancora in tempo perché praticamente c'hanno tipo 3 giorni di spedizione. Quindi, visto che io ve la sto facendo vedere subito e il mio era il primo giro di spedizioni, in teoria, se la comprate tipo domani, vi arriva ancora questa, non vi arriva quella del mese prossimo. Capito come funziona? Ho capito. Perché Degusta Box è in abbonamento. Cioè, che poi è in abbonamento, potete comprarne pure una sola, non è che dovete fare per forza l'abbonamento. Non riesco ad aprirla. La faccio io. Dai, apri. Ma perché salta ierino sempre? Ma lo leggo al tavolino. Ah, lo dovrei legare alla luce. Se facciamo un video c'è la luce, se c'è la luce c'è il taglierino, se c'è il taglierino possiamo aprire i pacchi. No? Comunque, ve l'ho detto, iscrivetevi al canale, perché secondo me io lo dico troppo poco. Iscrivetevi al canale, iscrivetevi al canale. Questo c'ha i foglietti. Quello di ieri non c'aveva i foglietti. Questo è quello che questo è quello con i foglietti che ora tu toglierai. Via. Iniziamo però a pescare. Pescamo uno per uno stavolta, perché ieri hai pescato tutto tu. Dai, inizia tu allora. Bravo. Guarda quanti pegli. Dille! Armando! Chi è Armando? Armandino! Bella! Prodotto bonus! Allora pure questo è plus. Praticamente se paghi tipo un euro in più al mese, una cosa del genere, non ho capito come funziona, non lo so, ho solo pagato. Se paghi un po' di più tutti i mesi ti mandano un prodotto in più. Giustamente. Ora, non so se effettivamente conviene questa cosa, però a parte il prodotto in più, c'hai tipo più punti quando fai le recensioni delle box, ma soprattutto la spedizione prioritaria, che quindi ti arriva prima, visto che comunque io invece faccio i video. Era carino che mi arrivasse prima. Però in più ti danno un prodotto in più. E il prodotto in più ti arriva con questo bollino qua, che c'è scritto proprio prodotto bonus Degusta Box Plus. Magname. Che però la linguina d'Armando non l'avevamo già trovata. Linguine sì. Cioè non era tipo ma la è integrale? Box di qualche... No. È solo d'Armando trafilata al bronzo. Questa con una vongoletta, certo. Un misto mare. Classicissimo. Buona linguina misto mare. Ci può sta. Va bene, e la pasta tanto a casa nostra è sempre utile. Sempre. Capirai, marito, ieri ho buttato solo 3 etti di pasta, vai. Vabbè, se tocca mangiarla, mangiamo. Certo, perché sennò è solo da assaggiare. Sotto i 2 etti e mezzo è da assaggio. Questa l'abbiamo già trovata, mi non piace ricordo. Sta scatola. Perché? Perché non si apre bene. Ma sei tu che vuoi infilare allora, la mano? Questa ragazzi è l'ortolana. Ortolina. A ortolina. Allora, detto, posso dire che ortolina ho questo flash
che già l'abbiamo trovata in una box tanto tempo fa e io non sapevo che esistesse. E qualcuno di voi mi ha detto, no, ma è un prodotto che si usava tanto, tanti anni fa. Quindi mi ricordo sto fatto di ortolina. Ortolina è tipo il concentrato di pomodoro, ma sì, con tutte le verdure dentro. Certo, c'è scritto. Quindi è tipo un esaltatore di sapore. È un esaltato, praticamente. Sugo di pomodoro con verdure. È un concentrato di pomodoro che però dentro c'è anche altre verdurine, tipo col soffritto, diciamo. Ma, perché, ma si esalta, secondo te? Vabbè, secondo me se l'aggiungi tipo alla passata di pomodoro, gli dai un po' più di sapore, che ne so. Potrebbe. Vabbè, sostanzialmente è un concentrato di pomodoro più saporito. Però io non lo conoscevo l'altra volta, adesso invece mi so flash, cioè c'ho avuto questo flash che me lo ricordo che mi avevano detto tutti, no, ma quando ero giovane io c'era l'ortolina, mia nonna usava sempre così, l'ortolina. Così, col tubo. Perché secondo me è un prodotto di quelli vecchi. Cioè, capito, quelle cose che adesso sono ritornate di moda. Ma l'ortolina? Oppure ortolina vuole che ritorni di moda ortolina. Beh, sicuramente ce la farà. Vabbè, magari sì. No, non ce la fa sicuro, questa cosa è una cosa utile. È una cosa carina. Cioè, poi io il concentrato lo uso tanto, tipo quando faccio il zuppe ci metto sempre il concentrato. Un po' ci vuole sempre. Un po' ci vuole l'acqua, lo spring. I nonni lo mettevano. Quello spring. Ah, ancora tocca a te. Com'è buono lei, ecco perché piove. Ma che? Che è la medicina? No. È cosa? Come si chiama? Marmellata. Sono le marmellatine degli alberi. Sono marmellatine rigoni di Asiago. Ci è capitato fragole e fragoline di bosco. Allora, questa devo dire che è una cosa molto intelligente. Posso dirlo? Posso? Poi? Sì, perché almeno non la butti. Perché? Se va la marmellata. Allora, noi di solito non siamo grandi mangiatori di marmellata, assolutamente. Però magari qualche volta ti capita di comprare un vasetto di marmellata perché, che ne so, devi fare qualcosa con la marmellata. E poi il resto non ti serve più. Poi lo apri, ne usi un po' e va sprecato. E invece, così, se le vendono al supermercato fatte così, è geniale. Perché tu ne prendi solo la quantità che ti serve. Ce ne sono dentro 5 per 20 grammi, quindi 100... Certo, non proprio, come si dice, per l'ambiente. Vabbè. Però magari sono fatti... Ah no, invece sì, perché c'hanno le capsule compostabili. Toh. Come quello del caffè. L'ho detto prima di parlare. Ma pensa, rigoni di Asiago. Posso dire che questa è proprio una cosa carina? Chissà che gusti si potevano trovare. Avrei preferito tipo more, mirtilli, qualcosa del genere. Vabbè, non è male. Vabbè, la mangeremo, non credo, però. Ma che cos'è? Ma sono le gallette di patate mais. Ma in che senso? Cioè, sono di patate? Forse l'assaggiamo, guarda. L'assaggiamo, sì, assaggiamo la galletta di patate. Tra l'altro le gallette di Matt le abbiamo già trovate, ti ricordi? Sì. Questa marca qui, sempre in una degusta box. Vediamo. Cioè, sono fatte tutte di patate o un po' di patate e un po' di mais? Stiamo assaggiando apposta. Potrei leggere. Patate, farina di mais, allora patate disidratata 33%, farina di mais 30%, poi c'è farina di riso, amido di patate, un po' di altra roba, senza glutine, buona, 23 eh? Calorie a galletta, ma che carine, ma stanno di patatine fritte, tipo di chipster, eh? No, vabbè, non me ne dirà. Sanno di quei cosi... Di mais soffiato e un po' di chipster, un tipo po' una strano. Chipster che ha fatto un incidente con mais. È la chipster soffiato. Leggera, Non sta male, però, eh. È la mamma delle chipster. Interessante, carino. Una cosa nuova, una galletta nuova. Tanto che qua io vuoi mangiare un po' di stirone, però. Ecco perché pesava. Parmalat, latte barista, schiuma perfetta. Barista. Vabbè, perché certo, questo è latte fresco. Se montano... Sta fresco, eh? No, non è fresco. Non può essere fresco, stava nella scatola, ci hanno spedito, non può essere di frigo, no? E questa è la confezione classica da frigo, proprio. Invece non lo è. È latte UTT, c'è scritto.
Latte parzialmente scremato UTA a lunga conservazione arricchito in proteine del latte. No, è solo più grasso e quindi fa più schiuma. Fa più schiuma. E quindi è latte barista per quello. Schiuma perfetta, grazie. Grazie a sto ceppo di whisky. Solo che Luca non lo beve. Ne dubito. Non è che io mi bevo tutto sto latte. Vabbè. Vabbè, tanto è lunga conservazione, quando scade magari avrò un periodo che mi faccio quelle bevande al latte, quelle cose tipo... Sì, sì. Novembre 2024, ho voglia di bere latte caldo col Nesquik. Vai, no, non è vero, latte freddo col Nesquik, è solo latte freddo col Nesquik. Carino. Oh, fette biscottate integrali? Ma del verde, non è buitoni. Ah, no, non sono fette biscottate, sono tipo crostini. Quelle che mi prendo io, crostini. Sì, ma sono del verde, sembrava buitoni. Cioè, visto così, sembra buitoni. Sembrava un po' buitoni. Invece è del verde. Del verde già l'abbiamo trovato in una box, perché io vi ho raccontato l'aneddoto che ho fatto la promozione. Mi ricordo anche un po' i biscotti della pianura padana. Perché sono verdi? Sì, molto. No, ho fatto la promozione della pasta del verde tanti anni fa, ti ricordi? Alla metro? E quindi so dell'esistenza del marchio del verde. Questi raga, vabbè, questi ovviamente... buoni, metti sopra... Cioè, abbiamo la crema di olive della scorsa degustabox. Ovviamente questi per porzione... Perché vabbè, oggi dobbiamo dire quante calorie hanno le cose? Ci interessa, infatti. Ieri sera mi sono appena scofanato 300 grammi di pasta. Quindi... un cannolo siciliano che ci hanno portato Giovetta, che era buonissimo. Però oggi mi sono appena fatto 2 ore di palestra e sto per andare a allenare buonissimo. I bambini. Buonissimo. Tutto ciò per mangiare. E mi fa piacere che mi hai lasciato pescare. Oh, il biscotto. Ah. Vabbè, me la destino, questi li devo pescare io. Mangio il latte. L'hanno incartati male, no, no, non romperli, che se no li apri. No, raga, una confezione sbagliata, Biraz. Forse è per questo che è nella degustabox, gli hanno mandato un lotto dei biscotti chiusi male. Ma io, senti, perché li devi far litigare? Sono biscuits, raga, questi nel latte ovviamente spaccheranno tutto. Ma insomma, anche sono, se sono al farro. Dubito. Secondo me questi non forse piacciono. Forse se ci niente, metti la Nutella in mezzo tra due biscotti, sì. Forse questo qua al cacao e quinoa. Posso leggere? Grazie. Gentilini. Antipatica, raga. Piaceri al farro, solo con farina di farro, senza latte né uova. Sono deliziosi biscotti dal sapore rustico e deciso. Ah, è la linea nuova di Gentilini più healthy, e infatti è verde perché è healthy. E quindi ci stanno con la farina integrale, cacao, quinoa e riso croccante, fiocchi d'avena e cereali croccanti e senza zuccheri aggiunti. Ma anche senza gioia, però. Vabbè, biscotti. Finito? Sto facendo le coccole con la Smadrez. Vabbè. E con la uovo! Siamo pieni di pane! Oppo! American sandwich, 10 sofficissime fette, grandi e morbide fette ideali per sandwich. Stasera mi faccio sto panino con tutte le fette di pane che ci ma sono. Ma secondo te lo faccio? Vuoi il club sandwich per cena? No, non c'è roba. Sì, c'è. Posso farlo? No, non lo so, vediamo come torno dallo spogliatoio. Vabbè, comunque con questo ci faremo il club sandwich, anche se è un po' schiaccettato, ma vabbè. Vabbè... C'abbiamo un po' di pane, tra l'altro c'avevamo anche... il pan brioche, ma lo porto a Caterina perché veramente c'ha... Tra l'altro iscrivetevi al canale perché tra domani, dopodomani, dopodomani ancora succederanno grandi cose. Sappiatelo. Ma sembra il maialino grugnino quelli di Vitagraft, la possiamo smettere? Non gli tirare la faccia che gli viene l'effetto lifting. Però quando gli faccio gli piace fa... Sì, sì, ho capito, però gli viene l'effetto lifting. Vabbè, pane. Vai, tocca a te. Ci tocca a te. Un altro che già ho, secondo me. Succhetto. Proteico. Ma come fa un succo di frutta a essere proteico, per l'amor di Dio? Come se lo bevo adesso. Vediamo cos'è. Mela, bosco, avena. Ma per fare la rima? Oh, e poi devi sempre toccare. Tu non dici niente. Mela, bosco, avena, hai detto. Guardate che bel succo. Che cavolo è mela, bosco, avena? Bubi, leva sto coso! Ma guarda che io veramente, come ho detto ieri, se non vi volete iscrivere... Pubblicità! Levi sto coso! Bevanda a base di succhi e purè di frutta con proteine e avena. Ma le proteine da dove derivano, perdonami? Ma l'avena canta?
Oh. Ma famiglia dei matti, non c'è sta un'altra spiegazione a tutto ciò. Eccolo il mio babbas. Ecco, appunto. Il mio barbiere, il barbiere dei cani. Dove sta la vena? Oh, guarda chi c'è. Sul tuo telefonino. No, dove sta la vena? Dove sta le proteine? Proteine vegetali. Cioè, ma perché devi scrivere che il succo di frutta è proteico? Non lo so. Non c'ha senso questa cosa, non ha senso questa cosa, non dobbiamo scrivere proteico ovunque. Però tu non lo puoi sapere. Ma per favore, ma che proteine ci stanno dentro un succo di frutta? Ma è una non truffa. Non hai studiato. Sì, certo. Cioè, hai studiato, ma hai studiato altro. Guarda, mo te dico quante proteine ci stanno qua dentro. 4 grammi. Vabbè. Ma dai, per favore, apri. Guarda che bel cielo nuvoloso. Apri. Ah, toccava a me. No, tocca a me. No, e tu hai aperto proteine dell'avena, là. Vabbè, dai, faccio questa io e poi dopo tu, dopo. Body. Oh, Alpellibe. Oh, la brossa è diventata l'Alpellibe. Ma buone. Sono buonissime le Alpellibe. Levamele, che sennò me le mangio tutte. Portale via. È proprio la faccia di Bubi che parla. Dai, vedete? Smettila. Leva queste cose che sennò... Cioè, fanle sparire. Queste fa male? Vabbè, è zucchero. Bene, non farà. Oh, una caramella a 2000 calorie. Dai. No, almeno. Vai, c'è l'ultima cosa. L'ultima? No, non è l'ultima. La penultima. Ancora. Che... Sempre questi so. Poi ci hanno messo stelline sopra. Una volta erano solo a cioccolato e una volta ci avevano i Smarties e poi ci hanno messo sono stelline. Sono dei brownie a forma di pan di stelle. C'hai ragione Matilde, io ti do ragione. Ragazzi, sai, ovviamente se non sapete quello che sta accadendo, Matilde ha ragione perché... Sì, Matilde c'ha ragione perché lei vuole salire sul divano e Babbi la bullizza non la fa salire. Babbi bullizza tutti. Sì, anche noi tra l'altro, cioè non solo loro. Solo che noi siamo grandi e grossi e Matilde, anche Matilde si fa rispettare. Sì, sì, perché poi a un certo punto gli dicevo, ma è stupato, non si sono mai attaccati. Più però di tanto, però eh. Gliela però intanto io dice ma quanti gliene prometti. Vabbè, ma c'ha ragione Matilde però sì sì, la Matilde ha ragione veramente. Poi lei se vuole se... ma tu perché gli hai tolto il cuscino a Matilde, povera Smartus. Vieni Smidru, se ti levi te lo metto. Ma è cascato per terra mi sa. Vai. Vabbè, scusate, ci siamo distratti, era un'apertura di degusta box. Vabbè, un'altra volta questi, ogni mese lo troviamo un gusto eccola. Diverso. Sì, dai, è il suo posto quello. Lei vuole solo andare là e sta bulla non la fa salire sul divano. Arrogante. Ah, no. Era questa l'ultima cosa. Era l'ultima cosa allora. Ah. Allora sono pacchetti. Due pacchetti. Dammi i foglietti, per favore. Ah, gliela porti i bambini. Dammi i foglietti, per favore. Grazie. Allora, Matt, le potatos non fritte. Oh, guarda quanta roba fa Matt. Oh, un botto, eh. Allora, c'è queste a patate. Poi c'è a popcorn. A popcorn abbiamo trovato l'altra volta, che non sapevano dei popcorn. Niente. Però. Mais, riso sapeva. Integrale, grano saraceno, mais proteico. Secondo me la vera cosa che accomuna queste... Queste gallette è il polistirolo di sapore. Fa pure il latte, Matt, però, eh. Ma io non ho mai visto al supermercato sta marca, mi sa. Boh, vabbè. Ogni volta me lo ricordano. Io ogni volta non so se c'ha senso comprarlo. Il calendario dell'avvento. Calendario dell'avvento. Non lo so, 40 euro, 38,99. Vabbè, sti cazzi. Sì, bello, per carità. 24 sorprese da scoprire, però... 40 euro, cioè, lo posso fare io? Poi c'è la box di ottobre, quindi quella del mese prossimo si può prendere anche quella fredda. Questa la vorrei prendere. Forse non il calendario, ma sì la box fredda. Che dici? Che dico? Se lo vuoi via, vialo. Questa mi piacerebbe, posso dire. Sì, forse prendiamo questa fredda invece che... Che quella calda. No, che il calendario. Sì, era per dire. E poi tanto il calendario arriva, tutte lo aprono subito tutto quanto, allora lo devo aprire pure io, ma a me mi piace aprire i calendari in live, cioè giorno per giorno. Quindi che faccio? Lo apro e poi lo richiudo. Allora meglio vi faccio io i calendari, ci divertiamo di più. Beh, così lo chiudiamo. Ma non vediamo neanche l'ora poi, eh. Tu non vedi l'ora sicuro? Beh, io... L'anno scorso hai beccato 200 milioni di regali. Io di solito aspetto veramente questo momento proprio. E poi te lagni che devi fare i video.
Lo aspetto. Allora, frullato proteico c'era anche mango pesca mandorla. Mango pesca mango. Allora, box di settembre. Attenzione, signore e signori, andiamo con il prezzo. Crostino dorato, si poteva trovare classico o integrale. A noi ci è toccato integrale. Perché lo sanno. Quanto costa secondo te? Secondo me questo è a 2,29 €2,19. Però la galletta di Matt alle 2 patate, euro e 19 75, centesimi. 2,75 euro. Un po' tanto per delle gallette, perdonatemi. Vabbè, però Cioè, a c'ho le patate cose, vai, poi. parte che sanno solo di gomma piuma, però vabbè. Fior di frutta, Sì, ma questa non è un problema di marmellatina. mettere, è un problema della galletta. Beh, Marmellatina. queste costeranno almeno 1,94 euro. 1,49 euro. Ok. Un Vabbè, po' tanto ci per sto, 5 eh. monodosi per 100 grammi di marmellata, eh. Va bene. Però si potevano trovare solo così. Latte Parmalat a lunga conservazione per una schiuma perfetta. 80 centesimi. 1,50 euro. 2 euro. 1,89 euro. Questa è Mamma mia. una novità, mi dicono dalla regia. La regia è il foglietto. Che barre? Mister Brownie. Questi già l'abbiamo visto, Uff. non me lo ricordo. 2,20 euro. 2,25 euro. Ah, 25. Comunque, Vabbè. queste cose sono buonissime. Cioè, questa cosa non è che c'è bisogno che la Sì, noi li diciamo. Cioè, critichiamo, li ma. critico perché ci stanno sempre ormai. Però sono fotonici. Cioè, a Cioè, volte c'ho più pacchi di questi che di pasta, però, nel senso. buonissimi. Poi. Gentilini al farro. Ah, solo questi potevamo Questi saranno trovare. 3 Non c'erano gli altri da euro. trovare. De più. 4 euro. No. 3,59 euro. No. 3,26 euro. No. 3,49 euro. No, L'hai visto? 3,75 euro. Veramente tanto per un pacco di Ma biscotti non è vero perché al io farro. faccio un applauso a chi fa biscotti perché Beh, capirai, è un li primo cuoce fan. ben 2 volte, come potete sapere. Luca è un fan. E il biscotto sicuramente lo fa il signor Gentilini e quindi lo paghi Certo. perché sì. Alpellibbe. A pacchetto. Prezzo a A pacchetto. In ogni pacchetto. box ci stanno due Vabbè, pacchetti. pacchetto la pellicola, questo era boh, 1,80 euro. 2 euro. Secchi? Sì. Vabbè. Ci sta. Che Tanto. tanto, ci sono 100 caramelle dentro. Ortolina. 3,50 euro. E la Madonna. 1,49 euro. 1 euro. Secco. Sì. Ah, non lo sapevo. Ortolina, un prodotto economico per insaporire i vostri piatti. 1 euro. Sì, poi. Certo che Ortolina, ci potresti ingaggiare per uno sponsor by. Ti giuro che mi faccio la Allora, pubblicità che mi spruzzo che ti tutto. spruzzi l'ortolina in Però nudo, nudo bocca. con l'acqua Nudo. e. Con l'acqua che scende tutto Sì. È passata di pomodoro che l'ortolina scende. che mi passa tutto intorno. Vai. Prego, taggate Ortolina in qualche Bella modo. scena sarebbe. Ma in mezzo al Taggate giardino del Clito poi, con la Ortolina qua. cannella che mi lavano e io. Vai, poi. Gris Italia, il buon pane, American Ma sandwich. questi 2,29 euro. No. 1,75 euro. 1,29 euro. 1,29 euro Vabbè, è poco. Se è buono m'aspettavo di più. veramente. È bello morbido, Però mi scusa, sento, è finita la partnership con eh. No, Morato? ma scusa, ma è finita. C'era questo che era il rimasto? 10 fette. Poche. Perché? Mai viste 10 fette all'interno di un pacco? Vabbè, 10 Sono 5 fette. toast. Sono 5 toast. Ci fai le. Però No, sarà buono, che te sarà devo dire. buono. Succo di frutta proteico. Ah, 2 euro. 2,50 euro. È la proteina che costa di più, se no costava 2 Proteina euro. costa, sì. Dai, insomma. Vabbè. Dice, il frullato proteico val frutta è pensato per soddisfare le esigenze dei consumatori moderni. Ti senti moderno se ti bevi sto coso? Attenti al benessere grazie al suo basso contenuto di carboidrati e alto apporto proteico. 8 grammi di proteine vegetali per 200 ml. La gamma è disponibile in tutti i migliori bar. La gamba? La gamma. E poi c'era il prodotto Plus, che era questo, ma non c'è scritto il prezzo, ma Avasta d'Armando è Avasta d'Armando. Questo era quanto! Questo era quanto! Allora, scrivetemi nei commenti, box dei prodotti freschi sì, box dei prodotti freschi no,
E soprattutto calendario dell'avvento, io direi di no perché costa 40 euro e con 40 euro ci faccio quattro calendari, probabilmente ci divertiamo di più a Molto Natale. di più, però ci sta, Tanto. dai, comprare un calendario dell'avvento per un video per i ragazzi. Sì, però, cioè, sono Mamma più belli quelli che mia. faccio io che quelli che compri. E poi ci stanno 200 persone che ti fanno C'è vedere i calendari queste dell'avvento, sta per mani venire giù il diluvio attaccate universale. all'ascella senza braccia. Va bene, andiamo a mettere a posto tutta questa roba, non so dove. Sì, brava. Devo farlo io. E beh, tu andavi via. Che ne so. E le 4:10. Sì, tu andavi via. E quindi da questa apertura della The Gusto Box di settembre è tutto. E noi ci vediamo. Al prossimo, la Matilde che l'ho Ti incontrariata. prego. Al prossimo video. Ciao. Ciao.